Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Nel mondo dello spettacolo sono tanti personaggi che sono molto amati del pubblico anche se appaiono in una sola trasmissione televisiva, ma il loro ruolo è così fondamentale da rendere lo stesso programma unico. Una di queste è Tina Cipollari, che da ormai tanti anni siede come opinionista nel programma televisivo Uomini e Donne, commentando e dando il suo parere sulle vicende che accadono all'interno del programma. Tina Cipollari, la triste notizia che manda in lacrime i fan, amata, odiata e a volte anche sopra le righe, Tina è diventata una vera e propria icona della trasmissione, a tal punto che non si può pensare al programma senza la sua presenza e a quella del suo collega Gianni Sperti. Tina Cipollari, fan in lacrime per la notizia. Insieme, i due hanno spesso dato siparietti irriverenti e hanno scoperto alcuni bluff da parte di alcuni protagonisti del programma che erano lì solamente per la celebrità e non per lo scopo della trasmissione. Inoltre, Tina fa parte della storia del programma, in quanto è stata affatto parte delle prime corteggiatrici che hanno preso parte quando un uomo di mezza età, Roberto Maltoni, mise a disposizione un costoso anello da donare a colei che sarebbe diventata la sua donna. Tra queste comparve Tina, che emulando Marilyn Monroe, si mostrò con un savoir-faire molto naif e sofisticato, considerato snob a tal punto che venne appellata come Tina la Vamp. L'uomo però non la scelse e subito dopo divenne la prima tronista della trasmissione, e grazie a questo ruolo conobbe il suo ex marito, l'hair stylist Kiko Onalli, da cui ha avuto 3 figli. Tina Cipollari, fan in lacrime per la notizia. Tina, nel corso della sua carriera ha avuto modo di partecipare ad altri programmi televisivi diventando concorrente del reality Il Ristorante, classificandosi al secondo posto per poi dopo qualche anno partecipare a Pechino Express. Ma la sua carriera gira attorno al programma Uomini e Donne, dove è artefice degli scherzi nei confronti di Gemma Galgani e di accese discussioni con altre dame cavalieri del programma. I telespettatori, però, in questi giorni si sono trovati davanti ad una notizia che speravano di non leggere mai, e alcuni si sono dichiarati anche talmente tristi al punto di piangere dopo aver saputo quello che è successo. Nella nuova edizione di Uomini e Donne, si vocifera che Ida Platano e Pinuccia, dame del trono over, ricopriranno un ruolo simile a quello di Tina e di Gianni Sperti, ma i fan non sapevano quello che sarebbe successo alla loro opinionista preferita. Le indiscrezioni, sembra infatti, che Tina, dopo tanti anni, lascerà il programma e che al suo posto è già stato deciso il ritorno di Carina Cascella, che ha preso parte nella trasmissione nello stesso ruolo fino a qualche anno fa. Su Twitter alcuni utenti sono impazziti dopo aver letto l'indiscrezione, affermando che senza di lei il programma non ha senso e che sarebbe nullo dato che era l'anima della trasmissione stessa. Al momento non ci sono conferme o smentite e dovremmo aspettare alcune settimane per capire se le voci sono vere oppure no. Inoltre, potremmo dire addio anche a Gianni Sperti, secondo un'altra indiscrezione. Sembrerebbe, infatti, che l'ex ballerino sarebbe pronto a tornare nel reality game La Talpa, a cui aveva partecipato e vinto durante la seconda edizione della trasmissione nei primi anni 2000. Non si sa esattamente in che ruolo Gianni potrebbe tornarci, ma pare che potrebbe ricoprire il ruolo di inviato e che tra i concorrenti potrebbe esserci Gemma Galgani, intenta a lasciare il programma dopo tanti anni. Se queste indiscrezioni si rivelassero vere, per Uomini e Donne sarebbe una vera e propria rivoluzione: si ritroverebbe senza 3 protagonisti che hanno fatto la storia del programma in un colpo solo. Thank you.
grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.